Alza la mano, Marcello, alza la mano. Alza la mano, Marcello, alza la mano. Alza la mano, Marcello, alza la mano. Alza la mano. Soltanto un nome, Torino è un grande coro di persone, Torino vuol dire Napoli che va in montagna, Torino è un dirigibile verso la Spagna. Salve, Don Bosco Santo, lui giovane nel cuore, guarda il mondo cuore, dove non c'era amore, quanti giovani partiti, e non sanno dove andare, quanti giovani partiti, Marco! Dove non c'era amore, Cisiglione! Tu conosci quanto costa proclamar la libertà. Tu conosci quanto soffre chi vede violenza, menzogne e dolore. Don Bosco, vieni incontro a noi. Io e i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme, con l'anima smaniosa a chiedere di un posto che non c'è. Tra mille mattini freschi di biciclette, mille più tramonti dietro i fili del tram, ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. Di cassetti, di ricordi ed indirizzi che ho perduto. Ho visto visi e voci di chi ho amato prima poi andar via. E ho respirato un mare sconosciuto nelle ore larghe e vuote di un'estate di città, accanto alla mia ombra lunga di malinconia. Tante sere chiuse come chiudere un ombrello, col viso sopra il petto a leggere i dolori ed i miei guai. Ho camminato per le vie che curvano seguendo il vento e dentro un senso di inutilità e fragile e violenta mi son detta tu vedrai. Sentirai la
perché di là c'era il cappello, la porta era tasca, no? Quindi questo era un passaggio aperto, era un passaggio per andare a degli al pianoforte. Poi vedi, qui avevano sempre scarpone di legna accesa con le panche del vinocchio, non potevano bruciare legna perché non c'era fornello. Però la cocada sapeva forse per una bibita lavora i piatti, chi lo sa. E Don Bosco aveva la moglie, dice che qualche volta alla sera, per integrare quel misero piatto di minestra che gli davano, si faceva cuocere magari un pezzo di carne, chi lo sa cosa facesse. In ogni caso qui è passato un anno, perché il quarto anno è poi andato in un altro posto, quando è andato era peggio di qua. Però quindi qui un anno a 19 anni, un anno era, poi si spostava e lui lavorava nel bar in Parigi. E faceva il bar e saliva qui, e qui dove veniva sempre la prima zona, e poi è convertito, venivano qui perché avevano il piano, fu la sua carta vincente, perché ebbe a dire: io non mi sento fatto per ragazzi di questo tipo, però farò di tutto perché non abbiano a finire qui dentro. Di lì nasce il sistema preventivo, cioè fare in maniera che i ragazzi non abbiano a fare delle esperienze negative al punto da andare in carcere, anche se questa è solo una parte dell'aspetto del sistema preventivo. L'altra è non soltanto evitare il male, ma favorire e potenziare il bene. D'accordo? Questo palazzo era una volta manicomio, adesso lo è ancora, ma è del comune, cioè il palazzo del comune. Vedremo oggi, l'abbiamo già fatto, i luoghi della peregrinazione di Don Bosco. Don Bosco fu ordinato, e l'avete visto questa mattina, o meglio fu ordinato qui a Torino, più vicino, nel giugno del 1841. Visse a Chieri 10 anni, 1831-1841. Qui venne a celebrare la sua seconda messa, in questa chiesa. Questa chiesa è il cuore un po' della devozione mariana di Torino, è il santuario dei torinesi. Dunque Don Bosco venne a pregare qui tantissime volte, perché passò in questo centro storico di Torino, circa prima di arrivare a Valdocco, 5 anni, e allora lui veniva qui spesso. Ma qui vennero anche dei ragazzi come voi nel giugno del 1846, quando Don Bosco, dopo aver iniziato la sua opera a Valdocco, cadde gravemente ammalato, una specie di emottismo, sputava sangue e fu ridotto quasi in fin di vita. Allora i ragazzi venivano qui a pregare la Madonna dopo il lavoro, perché cercavano lavoro, si addormentavano su questi banchi e il sacrestano alla fine della sera, prima di chiudere la chiesa, doveva cacciarli fuori. E Don Bosco si conquistò così il cuore di questi ragazzi che quando ebbe questa malattia fecero di tutto per ottenere dal Signore e dalla Madonna la guarigione del loro amico. E la guarigione avvenne, domani vedrete poi il resto, nella Cappella Pinante.